Ma Ma che schifo! No, io non ce la faccio. è Che duro! schifo! È cibo per pesci! Oddio, ma cos'è? Non è che hanno sbagliato, hanno messo la plastica. Salve a tutti ragazzi, da Pierluigi e Roberta Ciao a tutti. nel canale Pier Dark Knight 91 con un format leggermente, ma giusto leggermente diverso. Quest'oggi andremo ad unboxare la Tokyo Unboxa. Tri... Unboxare. Unbox? Perché non... Sì. Andremo a degustare i prodotti che ci sono all'interno della Tokyo Treat. Dici la Tokyo Treat? Sì. Sì. Ok. A Tokyo Treat, ok? Che cos'è la Tokyo Treat? È un che cos'è? Una box È una... contenente. Devo dire Che cos'è? io. È una box contenente snack giapponesi. Quindi, signori, lasciate tanti bei pollicioni in su se siete interessati all'acquisto di questa box. Questa è la box di marzo. Vi lascio il link in descrizione. In the descriptions. Prima cosa che... Apri... signori, come ce lo faccio a... Oh, così, vedi? Si vede? Oh, abbiamo il libretto illustracacchio che dice che Sakura Season Surprise. Si chiama così l'edizione di marzo. Volume 26, volume 27 di marzo 2018. 18. Allora, vediamo cosa c'è dentro. No, non I perdiamoci in topi? chiaro. Ci sono i topi dentro. Allora, questo qua è molto utile, quindi. Madonna, prendevo la fotocamera. Questo è molto. Ok. Perché mi sono portato Roberta? Perché io sono Sei in. intollerante al lattosio. Ah! Allergico alla pesca, all'albicocca e all'aria. Prima cosa che andremo ad assaggiare, che secondo me io posso assaggiare perché ci sono. Vedi, cosa sta qua dietro? Che sono sta qua? Che cos'è qua? Ingredienti? In giapponese però. Cosa sta scritto qua? Cosa sta scritto qua? Ditemelo voi, patatine ai piselli. Patatine ai piselli. Sì, piselli. 18. Scadenza. Ok. È scaduto, non fa niente. Allora, oh my god. Ok. Ma che figata. Aspetta, Sentire. facciamo vedere, facciamo Devi vedere. sentire l'odore. Aspetta. Bene, potevano mettere altre due dentro, però. Fai vedere. Mamma mia, com'è? Piselli. Sembrano. Ah, non sono male, dai. Sono fritti. Penso di sì. Sembrano fritti. Sì. Beh, le patatine in generale sono fritte, quindi è difficile trovarne a forno. Però non è male, Voto? eh. Un bel 7. Idem. La Coca-Cola alla pesca. Coca-Cola alla pesca, signori. Scusate se sentirete un po' l'audio diverso perché sto cambiando postazione, quindi devo ancora abituarmi con tutte le modifiche. Quindi Coca-Cola alla pesca. Io sono allergico alla pesca. Se bevo la Coca-Cola vado all'ospedale e l'assaggerà solo Roberta. Tutti dicono che la Coca-Cola alla pesca faccia cagare. Andiamo ad assaggiare, Ma il anzi. gusto è soggettivo. Fa sentire? Oddio. Come? È buono l'odore. Non ne mettere tanto, ovviamente. Se no, la Squarehouse. La squadra. Vai. Oddio. Fa schifo. È buona. È buona. Sì. Davvero è buona. Non ci crede. Il gusto è soggettivo. Butta, lancia. No, so poco la Coca-Cola. So poco. Ah! Vediamo un po' che. Aspetta un po'. C'è Doraemon. È Doraemon questo. Ah, però cinese. Perché è Giappone. grigio? È un Doraemon scambiato, è andato. Sì, mi sa che sia salato. Sì, è salato per forza. Questo è lo standuffo. Si chiama lo standuffo. 18, 7, 14. È scaduto! No, è il 6 di marzo, questo è l'anno. Alla pizza. Alla pizza. Buono.
È la prima mattina, che schifo! Mi ricorda le patatine alla sì, pizza, quelle ad anelli. Sì. Dai. No, prima mattina proprio. Sono le 9:10, io assaggio le cose salate, che schifo. Buono. Buono? Ma appoggia là, che ce ne frega a noi. Tutto vagliolo? Pulito. Dove fa? Questi che sono? Ho capito. Leggete voi. Ma tu annusi? Non sai niente. Oddio. Ma che è plastica? Cosa vi porta Pier sul canale, cazzo? Quale vuoi? Quello verde no, perché è una brutta esperienza con il verde. Con le caramelle. Ma no, non mi ispira questo. Ma che so? Non sanno di niente. Di riso. Sempre riso. Vabbè, in Giappone. Lo so. Di certo non puoi trovare la carbonara. Praticamente sai cos'è? La galletta di riso. Dolce, va. Diciamo così. La galletta di riso più morbida. È più dolce. Avete presente quei prodotti che si mettono intorno ad un oggetto per non farlo sbattere? Il compensato? La stessa cosa. Uguale. Hai ragione. Vabbè, ma la galletta di riso non è che sia buona, eh? Ma mi domandano, ma che ti sei mangiato il polistirolo? Però più o meno. Dà quella sensazione senza. Vabbè, passiamo. Passiamo altrove. Questo! Alla ciliegia. No, non sono ciliegia. Non sono ciliegia. Sono Hansena. Hello, how are you home? Vabbè, sono cose. Ma io mi sentirò ma. Ma tu stai assaggiando tutto? Sei impazzito? Volevo metterlo. Non acquistate mai questi. Oddio. Non è buono. No. Questi invece. Sì, ma se. Scommetto che sono di riso. Sì. Vabbè, veloci zero. Che cavolo. Bravo. Che cazzo. Mangiare per gli uccellini. Ma. Tieni assaggio. Ma sentire l'odore. Oddio, sembra. Avete presente quando avete le bustine, il cibo dei pesci? Uguale, lo stesso odore. No, non sono male questi. I Kit Kat. È mio. Vabbè, ma quello ti puoi mangiare solo tu. Ma sono tutti uguali? Sì, non capisco. Col gusto però. Secondo me la vaniglia. Ai fiori di bambù. della Nestlé. Qui in Italia non, questi no. Kit Kat. Non lo so, vogliamo procedere con il Kit Kat. Vai. Vado? Vai. Qua c'è una caramella. Una caramella proprio. Non riuscirò mai ad aprire. C'ho le mani su. 5 minutes later. Che cos'è? Ai fiori. Fa schifo. No, non mi piace. Caput. Ai fiori. Caput. C'è questa caramella. Vedi, con la dab. Vedi? Sono rimasta male. Pure io. Il Kit Kat, lo adoro. Apriamo sta caramella. Ma una ne hanno messa proprio. Ma tu. Oddio. Che è sta cosa? Orribile.
Ma! Ma che schifo! No, io non ce la faccio. È duro. Che schifo! È cibo per pesci. Oddio, ma cos'è? Non è che hanno sbagliato, hanno messo la plastica. Dai, puzza di cibo dei pesci. Quando apri il coso. Posso passare io? Eh? Posso passare? Assaggia. Vediamo un pochetto, non sa di nulla. Mamma, che schifo. Ci vogliono i marshmallow per addolcire. Sì, sì. Già so come sono sti marshmallow. Al riso. Dopo averli assaggiati non rideremo. Non so aprire le buste. Forse. No, questi credo siano i classici marshmallow. Ma questi vanno all'aria. Ho il sapore del Kit Kat però, quindi non riesco più a riprendermi. Dai, sono buoni. Mi sta facendo un effetto allergico. Ma chi mi sa dire a che gusto è questo Kit Kat? Perché io ancora non l'ho capito. Lo scriva nei commenti. Le caramelle al tè. Tè, dammi. Tè, vuoi aprire tu? Sì. Perché io ci metto un po' di tè. Ma questo tutta. Pezzo lo taglierai? No, tutta non ce la faccio. Beh, comunque il tè non è che sia... Ma tutta. Ma mica c'è qualcosa con latte, aiuto! Queste sono per la gola. Non sono male, dai, il tè. Buono! Sì, infatti. Buone. Ma... Non avevo mai assaggiato caramelle al tè. Buone. No, ma sa proprio di tè. Sì. Hai visto? Non è che dicono tè, ma poi... Sì, il sapore... Nei migliori. Il miglior prodotto nel pacco. Questo. Buonissime. Ah! Si è attaccato. Bisogna prepararlo. Lo faremo a fine video. Una volta che ci siamo salutati, vi farò vedere la clip che abbiamo preparato questa porca. Questa... Sono gallette di riso con... Credo. Che cos'è questo? La cioccolata e una polverina. Una polverina? Una polverina, sì. Ed a che cos'è? Lo scopriremo solo assaggiando. Lo facciamo dopo. Cicca! Finito? Sì. Sì, finito. Non c'è più niente. Come si apre sta co... Ma ci sono! Aperto. Ma no, mi sa che ha la pesca. Meglio se non assaggi tu. Dimmi se ha la pesca. Buona. È la pesca. Non riesco a capire. Posso? No, dai, sono buone. Sono tipo gli orsetti dell'Aribo. Aribo? Aribo? Non lo so. E adesso prepareremo questo. Sperando... Prepariamo davvero. Vabbè. Proviamoci. Ci serve dell'acqua. Sorry. Mamma mia. Cioccolata e mangiare per pesci. Mini forchettina. E galletta di riso minuscola.
è cioccolata. Ok, abbiamo fatto questa porcheria. Che io assaggerò e lui no. Vabbè, assaggio un pezzo perché si... andare all'ospedale. Che schifo. Tra l'altro ha messo poca cioccolata. Ma non si attaccava. L'unica cosa decente che c'era. No, tutto. Addio. T'aggio voluto bene. No. E con la morte di Roberta io vi saluto, vi chiedo di lasciare un bel like, di condividere e commentare, ci vediamo nella prossima puntata, state tranquilli, sto tornando, calma. Forse. Forse? Sempre se non ci sia qualche prodotto ingrediente. Ah, è vero, è vero. Comunque orribili. Vince le patatine ai piselli e le caramelle... A me. Al te. Ah, al te. Io vi do un bacione, un abbraccione, un salutone. Ciao. Da Pierluigi e Roberta nel canale Pier Dark Knight 91. Stai tranquillo. Vai tranquillo. Stai tranquillo. Calma, capi, calma. Lascia like, non spezza la gamba, brutta faccia.